Allora, io nasco a Civitanova Marche e mi occupo principalmente di grafica. I miei studi sono stati divisi in due rami importanti, l'Accademia delle Belle Arti, poi ho fatto la facoltà di architettura. Unite insieme mi hanno dato molto, nel senso che io adesso mi reputo un grafico dei muri, cioè nel senso che riesco a portare, o vorrei comunque portare sul muro delle applicazioni grafiche. Nasco inizialmente come writer. Nel 94 feci il mio primo graffito, poi ho lasciato lo spray e durante l'accademia ho iniziato a rimanere in strada, però facendo degli interventi su dei segnali stradali o modificando dei poster. La base comune era l'urbano, era comunque la strada. Poi gli interventi erano cambiati. Da lì fino al 2005-2006, quando sono tornato proprio al muro, ritornando al muro però non con gli spray, con i pennelli e con i rulli. Quindi c'è un intervento più pittorico con tempi anche molto più lunghi. Il primo problema che io personalmente riscontro è proprio un problema di applicare quel disegno in studio, quindi in un posto quasi asettico, isolato, silenzioso, in una strada rumorosa con le persone che si fermano e ti chiedono, e soprattutto è proprio un cambio di scale, cioè passiamo da un bozzetto in un A4, in un A3 ad un muro di 20 metri quadri. Allora, io ho provato a essere un purista, ma ho capito che il carattere mio non è unicista, è un'attitudine che io ho per le arti e quindi i confini che io stesso mi mettevo, poi ho capito che erano delle barriere assurde. Dal 2009 curo Vedo a Colori, che è appunto un progetto, non un festival, di riqualifica urbana dell'area portuale di Civitanova Marche. Ho dipinto insieme a circa 40 artisti che sono arrivati in questi 5 anni a Civitanova, sono tutti italiani, e abbiamo recuperato il 90% dell'area portuale, tutto il braccio est, circa 330 metri, 1000 metri quadri di superficie e 16 cantieri navali. Dal 2009 al 2013 si è retto sulla collaborazione spontanea di alcuni amici. Avevamo sponsor che ci davano i materiali, i colori, ma non abbiamo mai chiesto un soldo al comune o comunque a enti pubblici. Siamo tutto autofinanziato e autoprodotto. E siamo arrivati, insomma, così alle porte del 2014, quando il comune ha intercettato un bando europeo per la riqualifica delle aree portuali. Sapeva di questa idea, mi hanno contattato e quindi ho presentato tutta una serie di documentazioni per 2 mesi circa di lavoro. È arrivata la risposta dall'Europa che il bando era stato vinto e quindi c'era l'assegnazione di una cifra con cui io ho potuto pagare alcuni degli artisti. Con questi fondi ho pagato anche il catalogo, ho pagato la fornitura dei colori e ci sarà anche la produzione di una mostra. Per rimanere coerente comunque con il tema, ho scelto un cantiere navale, quindi ho detto no alla parte istituzionale, sia come presentazione del catalogo che ho scelto un'osteria proprio strada e sia come mostra che la faremo dentro un cantiere navale proprio lì al porto, per rimanere il più possibile coerente e legato alla strada e alle persone che fanno quel posto. Personalmente sarò impegnato nel 2015 in diverse mostre importanti, tra cui la mia prima personale a Milano. Spero che vada tutto bene e di continuare così.